Radio.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Decollatura, in mia compagnia abbiamo alla mia destra Mario Perri e alla mia sinistra Gigi De Grazia, proprio per parlare con loro delle prossime elezioni che si terranno qui a Decollatura il 10 giugno, la loro si chiama Lista Unica e proprio a Mario Perri chiederemo cos'è questo programma Lista Unica, questo progetto Lista Unica e come nasce, come si svolge e contezza insomma di questa iniziativa molto interessante che avviene oggi. Noi siamo partiti 2 anni fa da 2 liste diverse, Paese Mio e Decollatura Emoziona. Ci siamo candidati, abbiamo perso perché ha vinto Decollatura Viva, abbiamo preso 500 voti a testa, abbiamo fatto minoranza insieme, e eravamo in una situazione di forte conflitto, i decollaturesi lo sanno bene, e eravamo in forte conflitto con Gigi. E ci siamo messi insieme, abbiamo lavorato in minoranza insieme, abbiamo deciso ad ottobre di presentare un progetto di rinnovamento della vita politica della Decollatura, presentando candidati giovani, nuovi, e un progetto di pacificazione. Pacificazione fra le forze politiche, quindi noi siamo andati a parlare con tutti, siamo andati a fare un incontro anche con il PD, partito con il quale io sono stato sempre lo storico antagonista a Decollatura. Okay. Quindi il progetto di Lista Unica è venuto fuori per dire facciamo una lista tutti insieme, mettiamo insieme le energie migliori per il bene del Paese. Con Gigi noi siamo uniti da questo scopo, il bene del Paese. Per il resto non siamo della stessa squadra di calcio, tipo se la stessa squadra di calcio. E siamo di 2 età completamente diverse, io da barba bianca, lui è giovane e do invidio perché è giovane, preferirei essere giovane pure io, e però non abbiamo altri interessi se non il bene del Paese, cercare di amministrare bene questo Paese e riportarlo a quello che è stato negli anni passati. Questa è la Lista Unica. Tra l'altro il simbolo della lista, voi parlavate di pace, è proprio mi pare una colomba se non ricordo male, quindi comunque forse nell'intento è proprio quello diciamo di unire, infatti Lista Unica non come l'unica lista ma come lista di unione, di intenti. Infatti il simbolo della colomba è stato scelto apposta, sotto abbiamo messo anche in piccoli i simboli nostri, però è il segno della pace, perché vuole essere l'unione, ecco perché abbiamo detto unica, unica non che pretendevamo di essere gli unici competitori ad elezioni, unica nel senso di unione, questo è il progetto, molto molto semplice, però molto molto apprezzato dai decollaturesi. A questo punto io devo chiedere obbligatoriamente a Gigi De Grazia, che è il candidato a sindaco per la Lista Unica, gli obiettivi che si propone la Lista Unica qualora vincesse questa tornata elettorale, che sono poi d'altro canto le priorità e la risoluzione dei problemi che Decollatura vede sul territorio. Quindi innanzitutto un saluto a Gigi e raccontaci un po' quali sono questi obiettivi che fareste immediatamente se vinceste le elezioni. Guarda, l'obiettivo principe credo sia quello di fare del bene per il Paese e poi io penso che il connubio che creiamo con l'esperienza di Mario e quindi il connubio di ordinaria amministrazione e di fantasia per creare qualcosa di alternativo a Decollatura che possa portare del turismo, che possa portare economia, siano le armi vincenti che la Lista Unica ha rispetto agli altri. Quindi abbiamo un programma abbastanza dettagliato, pieno di punti che realizzeremo, realizzabili e punti che interessano al Paese. E sono più che sicuro che il progetto Lista Unica è un progetto politico e non è una lista semplice come le altre. E il progetto politico viene premiato. Per questo credo che la gente, leggendo il programma, ascoltando i nostri comizi e la nostra presentazione, apprezzerà e capirà che possiamo essere, anzi siamo gli unici, che possano davvero far ripartire il Paese. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Decollatura.